momento un po' particolare, è un momento in cui ne abbiamo parlato largamente questa serata, diciamo che è stato un po' il punto focale attorno a cui abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione. È un momento in cui c'è un sacco di musica che gira, tutti quanti parlano di musica, cercano di comunicare attraverso la musica, cercano di trasmettersela, però gli eventi live, i concerti, i dischi, diciamo che è un momento abbastanza critico per quanto riguarda il mercato musicale nello specifico. Tu sei passato da una modalità gruppo, una modalità band, a una modalità cantautoriale. Più o meno, secondo te, com'è cambiato il rapporto col pubblico? Perché alla fine penso che sia di questo che si tratti, semplicemente di quello che si riesce forse a trasmettere. Probabilmente ci sono anche altri fattori, ovviamente, che vanno al di là di quello che l'artista può comunicare al pubblico, di cui parleremo più tardi. Ma sinceramente non saprei. Sono due dimensioni completamente diverse. La dimensione della band, sai, coinvolge una squadra, quindi è sempre come avere le spalle coperte. Ho voluto sfidarmi a un confronto con la musica, che invece mi vede solo, mi vede protagonista ma mi vede anche solo. Quindi quando mi giro sul palco non trovo un batterista o un cantante, ma non c'è nessuno. Quindi è un confronto abbastanza spiazzante, però mi è piaciuta come sfida e ringrazio molto La Tempesta perché mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con un panorama, insomma, italiano e anche internazionale, con cui, insomma, poter giocare. Vedo che la risposta è buona, quindi sono molto contento. Quindi continuiamo così. Per quanto riguarda più il discorso di quello che si riesce a comunicare al pubblico, perché appunto dicevamo, è un momento in cui non si capisce bene magari da che parte andare a parare, perché tutti quanti sì, basta vedere attraverso i social network, i vari media che si hanno a disposizione, tutti riescono a comunicarsi, vari suggerimenti anche dal punto di vista culturale, musicale. C'è una grande viralità, ecco, per quanto riguarda la musica. Secondo te, quanto può contare il significato proprio della parola? Perché ovviamente magari si guarda molto dal punto di vista musicale, però la parola in sé, quanto può contare il testo? Quanto può contare il cantare in italiano o in un'altra lingua in un certo senso educare anche il pubblico alla musica? Perché forse è anche di quello che si tratta. Io ho scelto di cantare in inglese perché è l'unica lingua con cui riesco a confrontarmi musicalmente, nel senso che purtroppo sono molto ignorante da un punto di vista di musica italiana, e lo dico con una nota di rammarico. Però penso che sia importante che gli artisti sentano una sorta di responsabilità e che cerchino comunque di mantenere un approccio verso un messaggio che trasformi la musica da una semplice attività di ascolto a un'attività di comprensione. Questa è una cosa che vivo con i Mellow Mood e che forse vivo in maniera anche più vicina con il progetto che è The Sleeping Tree, forse perché appunto sono da solo, quindi è una comunicazione non mediata, sono io esatto. E questo è. Sì. Quindi comunque una sorta di educazione alla musica, nel senso, quello che mi viene da pensare che appunto magari quello che manca in Italia è forse proprio un avvicinamento maggiore a quello che è la musica nel vero senso della parola, forse. Io non penso neanche che sia una questione di educazione, non penso di avere un ruolo da insegnante quando sono sul palco, ma se c'è una cosa che mi piace fare è creare un momento in cui chi ascolta le mie canzoni possa essere predisposto verso la reciproca comprensione. Io quando suono sul palco comunque sto dicendo delle cose e chi mi ascolta le sta ascoltando, ma succede anche l'inverso, perché quello che succede tra il pubblico è comunque un messaggio che arriva a me. Il fatto che per esempio anche questa sera il pubblico sia stato molto attento in silenzio, abbia applaudito e abbia anche commentato poi
Il concerto significa che forse qualcosa è passato, e penso che questo sia il primo passo verso una comunicazione tra l'artista e il pubblico. Poi c'è un secondo passaggio, che è quello in cui invece chi ascolta recepisce i testi delle canzoni, che non possono essere mai presi sotto gamba, e da quelli trae quantomeno, diciamo, un'ispirazione o un messaggio, una morale, insomma, a seconda del pezzo. Penso che da questo punto di vista la mia musica si possa considerare abbastanza impegnata, perché cerco quantomeno di non essere mai shallow, squallido, banale nelle cose che dico. Superficiale, ecco. Esatto, sì. Superficiale. Sì. Penso che comunque, insomma, sia una cosa assolutamente fondamentale. E magari è una domanda difficile, magari penso che non sia facile rispondere, ma nella dimensione solista, in un certo senso, ti senti più, come dire, libero e aperto alle varie forme di espressione rispetto a una forma di struttura di band? Ma io forse a torto o ragione sono un fan abbastanza sfegatato dell'ortodossia, per questo quando suono con i Mellow Mood mi piace tenere un approccio molto, molto reggae e molto legato al genere, mentre in The Sleeping Tree ho virato potentemente sul cantautorato e mi piace rimanere in questa direzione secondo gli stilemi del genere, forse anche perché non riesco a scindere la mia passione per una musica o per l'altra. Mi piace suonare il basso tanto quanto mi piace suonare la chitarra. Io sono nato ascoltando musica folk, cantautorato, i tizi con la chitarra, insomma. Mentre mi sono innamorato assolutamente della musica reggae, quindi sono perso in questa dicotomia tra, sai, la madre, che è la musica folk, la musica acustica, e invece quella che è diventata mia moglie, che è la musica reggae, ed è una scelta che mi appartiene ormai e in cui, insomma, sto cercando di è difficile di andare avanti. Gestire, esatto. Sempre le due, sì. Le due figure femminili, no? Secondo te, comunque, appunto, sempre ritornando al discorso un po' momento di passaggio, di crisi tra questi due paradossi, qual è il modo in cui possiamo un pochino uscirne? Perché comunque poi ci sono 20.000 mezzi di comunicazione, milioni di canali in cui trasmettere, cioè qual è il modo per veramente riuscire a mettersi in mezzo a tutti questi, a questo marasma di parole, di musiche, di voci diverse, e riuscire a trovare la propria strada invece? Penso che ci voglia forse onestà. Onestà che non è un termine banale, significa no. Rendersi conto di quello che siamo, e significa, diciamo, assecondare la realtà che siamo e che costituiamo. Quindi nel momento in cui ognuno di noi realizza quello che vuole fare, penso che l'onestà sia consista nel seguire queste passioni. Quindi, per esempio, rimanendo all'interno del contesto musicale, penso che onestà sia, sai, voglio suonare la chitarra, voglio cantare delle canzoni di cantautorato, faccio questo. Voglio fare noise, faccio noise. E così nella vita, voglio suonare, suono. Voglio fare tavoli, faccio tavoli. Voglio organizzare eventi, organizzo eventi. Quindi mantenersi ben fedeli a una determinata, alla linea che si sente propria, giusto? Sì, è un po' una, forse c'è anche un passaggio di presa di coscienza di quello che siamo. A me, io credo che mi siano stati fondamentali dei brani di Gurdjieff, che parlava proprio di questa divisione accettabile dell'essere umano,
in tre livelli, c'è un livello molto materiale, un livello diciamo tecnico e un livello spirituale, e questi livelli sono equivalenti da un punto di vista di valore, però sono ben separati, e penso che l'onestà sia proprio la realizzazione, nel senso, penso che l'onestà consista nel comprendere quello che siamo e quello che vogliamo fare. Nel momento in cui facciamo questo, diventiamo delle persone complete e riusciamo a, insomma, coprire lo spettro totale dell'esistenza umana. Che discorso filosofico terribile. E questo non mi ha commosso, anche se è una lacrima, è un po' una lacrimazione da fumo che c'è nell'aria. Però comunque ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Stiamo cercando un po' di fare un po' di luce in questo caos di musica, suoni e mezzi di comunicazione, in questo periodo che è abbastanza complicato, e penso che tutti quanti ci stiamo un po' impegnando per capire un po' come decifrarlo, no? E senza dubbio la tempesta è una bellissima occasione. Io ti saluto intanto. Grazie. E ti ringrazio. Grazie a voi. E continuiamo quindi con questo bellissimo evento che è la tempesta, che è un po' come una cena prenatalizia, no? In cui ritrovarci tutti quanti e fare un po' il punto della situazione e riabbracciarci. A me piace molto come evento, perché è forse l'incrocio perfetto tra quello che è un grande festival e quella che è una fiera, nel senso che ci sono tanti spazi diversi e l'utente, insomma, chi viene alla tempesta, ma sono un utente pubblico, anch'io, il pubblico, gli ascoltatori, si divide tra un evento e l'altro, con una ricchezza di possibilità che secondo me in Italia è assolutamente legata all'idea della tempesta. E infatti ringraziamo la tempesta, ringraziamo tutti voi che alla fine siete una grande famiglia che alla Grazie. Fine si compone, ricompone, scompone, ma alla fine, insomma, si è sempre tutti quanti qua, ed è sempre bello ritrovarci ogni anno, più o meno sempre questo periodo, più o meno sotto Natale. Esatto. Col freddo, ogni tanto col brutto tempo e ogni tanto, per fortuna, col bel tempo. Grazie mille. Grazie. Buona continuazione, buona serata. Grazie. Sherwood.it vi saluta anche per questa volta, e a risentirci a prestissimo. Allora, ciao, a dopo.